Presidente, con gli artigli e con il cuore questa sera. Ma questa è la caratteristica di questa squadra, cioè ha giocato con tutto il, per tutto il campionato con il cuore, ha dimostrato stasera di essere una delle migliori squadre d'Italia e abbiamo battuto una grande squadra per la seconda volta. Non è un caso e dico che questa squadra può andare ancora avanti e merita di andare avanti con l'appoggio di questo grande pubblico. Tra l'altro, infatti, volevo proprio dire questa, la cornice di pubblico è stata fantastica stasera. Il sesto uomo in campo è una cosa eccezionale e quindi speriamo che per la finale ancora di più il pubblico ci sia d'aiuto. Questa è la cosa, cioè... Chi ben comincia è già a metà dell'opera, quindi dobbiamo solo finirla, compiere questo... Sì, non è facile perché Torino comunque è un'altra grande squadra, però ce la metteremo tutto come abbiamo fatto stasera. Grazie di cuore. Grazie a voi. Grazie.
Questo è il momento della festa, una grandissima vittoria all'ultimo minuto, 58-56. L'artiglio delle Leonesse, venite qua ragazzi, venite qua. Intanto una partita da incorniciare, Madonna. Sì, è stata una partita stupenda. Ci credevamo, sapevamo come poterla affrontare e quello è il risultato. Tanto cuore, tanto cuore. Senti, ma il pubblico stasera ha fatto anche la sua parte, mi pare. Sicuramente, sicuramente. Grazie mille a tutti e grazie mille ad Ariano. È stato il sesto uomo in campo il pubblico, sempre così. Grande, eh? Grande, grande. Continuate a vedere questa cornice di pubblico. Questa sera quanta gente c'è qui. È un momento importante, guardate gli spalti di questo Palasport questa sera, sono tutti. Lo vogliamo dedicare a qualcuno questa vittoria? A chi la dedichiamo? Dai, se dovessi... Questa vittoria la dedico sicuramente a mia sorella che per problemi fisici non può giocare a basket, e la dedico soprattutto a lei e a una mia compagna che ha bisogno del midollo osseo, e con lei ho vinto il campionato 2 anni fa e questa vittoria la dedico proprio a lei. Per quello che hai detto sei ancora più forte, grazie. Ciao. Un game da incorniciare stasera, finalmente un meraviglioso sorriso. Sì, dai, ce l'abbiamo fatta fino alla fine, abbiamo lottato con il cuore e alla fine siamo venute fuori. Senti, ma c'è stato un momento che hai avuto paura, dai, di la verità. No, paura no, perché sapevo, potevo contare nelle mie compagne di squadra. Quindi la vogliamo dedicare a qualcuno questa sera? A chi la dedichiamo? A mia madre che c'era in tribuna. Complimenti. Grazie. Sì, siamo felici perché abbiamo battuto una grandissima squadra, giovane però molto grintosa, che ha una grandissima storia alle spalle.
L'abbiamo battuta due volte, l'andata e il ritorno, le uniche due sconfitte del San Giovanni in tutto il campionato, stesso San Giovanni in tutto il campionato, mi sembra un grandissimo risultato. Fa bello vedere una cornice di pubblico così ampia e fantastica. Sì, bellissimo, di venerdì sera bisogna giocare più spesso, evidentemente meglio il venerdì della domenica, forse anche questo è il motivo di questa vittoria. Vedo tanti ragazzi sugli spalti, un palazzetto pieno, abbiamo veramente fatto una bellissima figura, sono contento. Spero che adesso siamo ancora nella fase iniziale, perché dobbiamo fare adesso i passi decisivi, insomma, vedere, non diciamo niente più. Non diciamo niente, grazie, grazie. Sì. Siamo primi, affronteremo Torino. E il poi è domenica prossima, quindi io già sto pensando là, ci ho guardato i video, già so come devo fare. E mi sta bene oggi festeggiare, perché veramente le ragazze si meritano questo e di più. Ma devo cercare di mantenerle con la testa qua, perché questa grande emozione che loro, per tante delle nostre ragazze, era la prima partita importante della loro vita sportiva. Anche questo giocava oggi qua in campo. E non è facile questa emozione, io che ho giocato, e trattenerle, perché della voglia di fare che uno ha, dalla spinta del pubblico, dalle responsabilità di ogni pallone che passano per le mani, non è facile gestire tutte queste emozioni, ma sono state brave, bravissime. Possiamo dire che la partenza sprint della sua squadra ha condizionato un po' la gara, nel senso che avete scavato un solco importante? Io penso che è stata la prima partita che iniziamo così, visto che ci chiamano diesel, però, però non fa niente, perché è il nostro modo di giocare, sì, ma il fatto importante delle buone squadre, non singoli giocatrici, singole giocatrici, sino delle buone squadre, e che anche se iniziano così, nei momenti di difficoltà stringono i denti, spalle contro spalla, ti deve costare tantissimo entrare a canestro. Noi abbiamo avuto una pecca di regalare 8 punti con 2 canestri da 3 e 1 da 2 per distrazioni, perché fino a quel momento non ci avevano fatto canestri da 3 in transizione. E queste due dormite che hanno avuto le giocatrici le abbiamo pagato caro, perché sì, il secondo quarto finiva 15-14 e no 23-14, già eravamo lì dall'inizio alla fine. Quindi va bene così, non interessa l'inizio sprint, interessa che le ragazze per 40 minuti sono state lì a lottare con la testa, una cesta che ha giocato 40 minuti. I poverini non li facevano punto, non è facile lottare con la terza, con chi mettevano là sotto, non è facile andare, dopo tutta questa energia qua, non è facile andare di là, di fare i blocchi pure per le compagne di qualità, eppure tirare da 3 metterla. Vabbè, concludendo possiamo dire, con le unghie e con il cuore, se giochiamo così non ce n'è per nessuno, lo possiamo dire? No, io non posso dire questo, perché per me, io penso a ogni partita. Possiamo mettere il cuore, possiamo mettere la voglia, ma la cosa che più chiedo alle mie giocatrici è la concentrazione, perché se in queste partite non è possibile tanti sbagli, tanti canestri regalati non si possono dare, e quindi per me la cosa importante è che siano presenti con la testa oltre che con il cuore e la grinta dall'inizio alla fine, ma l'importante è la testa, perché dobbiamo colpire quando c'è un vantaggio, lì dobbiamo andare noi. Ma il pubblico può cominciare a sognare, coach, no? Il pubblico già sogna da un mese, io non li posso aspettare, non posso dire che smettete di sognare, anch'io come allenatore sogno fare tante cose, e io questa stagione veramente me l'aspettavo, perché io so quanto io lavoro insieme a Valentina Calandrelli e Isa e la Cristaudo in palestra. Noi sappiamo le arrabbiature, noi sappiamo quante volte mi inviano a quel paese le giocatrici. No, sono migliorata, non ho detto l'altra parte.